Per la prima volta in formato digitale, consultabile e scaricabile dalla rete, l'annuario 2016 del CRESA annovera tutte le imprese abruzzesi al di sopra dei 6 dipendenti. Una fotografia che conferma la preponderanza del manufatturiero nell'economia abruzzese, ma anche uno strumento che oggi mette in comunicazione l'impresa, il lavoratore e il cittadino. L'annuario è uno strumento di grande utilità in sé perché fa il quadro della situazione industriale in Abruzzo e per le imprese al di sopra dei 6 dipendenti. Quindi rappresenta questo l'importantissimo sistema manufatturiero abruzzese, un sistema manufatturiero di rilevanza nazionale. E già solo questo, cioè capire che il sistema abruzzese è un sistema di rilevanza nazionale, è un primo dato essenziale, perché noi in Abruzzo lo sappiamo poco, lo valorizziamo poco, ma l'Abruzzo è una delle regioni italiane con il maggior PIL proveniente dall'industria. Il settore dell'automotive è il settore più importante, quello con la maggiore capacità di export, ma poi abbiamo anche il farmaceutico, l'elettronico che ha iniziato a tirare in particolare nell'export, e poi il settore delle costruzioni che è in crisi ma che comunque rimane un settore importante all'interno del nostro territorio.